siamo qui con Marina Candelori che sta esponendo la nostra mostra Atlantis, Mare e Sogno, fino al 30 giugno qui alla Corte di Felsina. Vogliamo farle una domanda, poche domande, insomma, per capire un pochettino meglio quella che è la dinamica della sua attività artistica. Vediamo qui che ci sono sia opere dipinte. Questi sono due dipinti su tavola, tecniche miste, un po' a rilievo, e su questo fondo scuro, che rappresentano un pesce e una medusa. Da questa parte invece vediamo dei piatti, sono piatti in vetro, esatto, lavorati e dipinti con smalti e tecniche miste. Inoltre vediamo, oltre a questi tre piatti, che sono un po' la rappresentazione di Atlantide, nel momento quello rosa rappresenta il periodo dello splendore, esatto. Il secondo, questo dorato, rappresenta lo sconvolgimento, quindi il cielo dorato, il nero, i colori misti, eccetera. Nel momento appunto dell'esplosione. E poi l'ultima, l'Atlantide ovviamente l'inabissamento. E vengono fuori gli tutto quello che il mare ti può ridonare. E poi vediamo, se inquadriamo adesso, delle lampade che sono dipinte e con tecniche miste, esatto, sì, e con degli intarsi in possiamo vedere ci sono anche dei questi praticamente esatto, sono mosaici di Ravenna tagliati a mano, e questo è con un craquelé molto particolare, e sono quasi tutti i miei lavori sono monomatelici, cioè hanno comunque una componente diciamo non piatta ma tridimensionale. Ecco, quindi vorremmo fare questa domanda, come hai cominciato, come è nata questa allora, idea di cominciare a lavorare? È nata prestissimo perché a 13 anni avevo l'esatta cognizione di quello che avrei voluto fare, cioè il liceo artistico Elisia, che è l'Istituto Superiore di Industrie Artistiche e Progettazione Grafica, che era appena nato. Purtroppo non era nella mia città, io sono della Spezia, era a Carrara, mia madre era vedova da poco, non se l'è sentita di mandarmi, quindi ho fatto gli studi classici e poi ho fatto chiesa dell'alimentazione, ma non ho mai perso, diciamo così, l'amore per... Adesso che sono più che adulta ho ripreso a frequentare un centro dove c'è il maestro Massa che mi dà degli spunti, eccetera, mi fa conoscere questo tipo di colore che è bizzarro, è abbastanza corposo, anche colore corposo, esatto. E non solo, abbiamo in programma altre cose e mi piace, mi distende, mi rasserena e soprattutto è quello che è più vicino a quello che sono io dentro. Quindi anche la rappresentazione, perché vedo che la lavori sia sull'astratto che sul figurativo, che poi è un figurativo particolare che si collega in qualche modo alla perché quei colori sono molto evanescenti, esatto, cioè non stanno fermi, diciamo, esatto. Quindi il pesce è veramente... Tra l'altro in rilievo, sì. E tu ci descrivi un pochino, hai messo una base, diciamo, di intonaco sotto, sì, esatto, sì, sulle, sì. E poi l'hai lavorato con... Con gli scadenti, per dare questi rilievi, sì. Per cui c'è il figurativo e l'astratto che un po' si mescolano. Sì, diciamo, assolutamente. Sì. Bene, questo era quanto quello che volevamo sapere. Grazie, grazie a te. Grazie a te.